C'è quella sui costi? No, no, costa troppo, guarda. Io lo so fare spendendo anche meno. C'è quella sul tipo di lavoro? Ma sei matto, non si lascia un posto fisso. E se poi fallisci? Aspetta, aspetta, quell'altra com'era? Ah, c'è quella sulla location. Il locale deve starti sotto casa. Mica puoi fare chilometri al giorno. E se poi ti ammali il negozio, chi lo apre? C'è quella sulla crisi che ormai mi rifiuto anche di ripetere. E poi ci sono quelle sul mercato. Ma non lo sai che oggi l'estetica è un settore saturo? La gente non si veste più, non mangia neanche più. Dove ti vai a mettere? Alzi la mano chi quando ha aperto un'attività non ne ha sentita almeno una. Io centinaia. Quando decidi di metterti in proprio, amici, parenti, consulenti e il portiere di casa diventano tutti grandi esperti d'impresa. Gli opinionisti della domenica sera. Il problema è che se non hai esperienza, ma ci stai credendo davvero, è probabile che in fase di decisione o di apertura tu sia molto suscettibile e influenzabile dalle opinioni degli altri. È normale, anche se proviene da una frase detta e buttata lì, ogni minimo dubbio può farti perdere la fiducia nella tua idea e l'equilibrio mentale. Il risultato? Abbandoni tutto e torni indietro. Avere occhi esterni e opinioni su un progetto è sicuramente importante, ma bisogna anche saper valutare da chi arrivano quelle opinioni. Il mondo è pieno di esperti della domenica sera, di grandi volpi. Il problema della volpe è che quando non arriva all'uva, ti dice che acerba.